Benvenuto nella rubrica per l'ACT per iniziare la tua settimana in modo consapevole e significativo con la Mindfulness e l'ACT. Buongiorno e buon lunedì. Come vedete sono ancora in una location diversa dal solito, ma almeno mi sono alzata dal divano. Anche la perla di oggi verterà un po' su quello che mi sta succedendo in questo momento, ovvero quello che mi è successo, quindi l'infortunio, ovviamente mi è sembrato e in parte è un ostacolo. È qualcosa che mi blocca, che mi limita, che mi impedisce di fare le cose che di solito faccio e che vorrei fare. Ma quello su cui ho riflettuto proprio in questi giorni è: quando inciampi in ciò che sembra un ostacolo, potrebbe essere in realtà un cartello che ti mostra un'altra direzione o comunque che ti invita a fermarti un attimo, quindi uno stop momentaneo, per renderti conto, per guardarti intorno, per vedere a che punto sei del percorso, dove vuoi andare e che cosa puoi fare di diverso rispetto a quello che stai facendo. Sei limitato in qualcosa? Ok, in che altro modo puoi andare nella stessa direzione? Oppure come cambiare direzione in modo che sia comunque significativo e importante per te? Quindi ci sono stati giorni in cui ero ferma sul divano e non potevo fare quello che volevo e mi sono chiesto: ok, come posso coltivare comunque le cose importanti per me? Se non potevo lavorare come al solito, allora mi sono messa a studiare, a fare corsi di formazione o a leggere quello che avevo messo in stand-by. Per quello che riguarda invece magari la crescita personale, ho fatto molta più mindfulness del solito. Per quello che riguarda gli affetti mi sono dedicata magari con telefonate e a risentire persone che erano un po' che con cui magari avevo ridotti i contatti, o un ascolto in più, una chiacchierata in più con amici e familiari. Insomma, un tempo lento che mi è comunque stato molto d'aiuto per prendermi cura di me. Passando a te, quindi magari è una situazione diversa, però prova a vedere come puoi applicare questa Pearl Act alla tua vita quotidiana. Oggi, questa settimana, ogni volta che ti troverai magari qualcosa che ti sembrerà un ostacolo, fermati un attimo, osserva, vedi se c'è un altro modo per un altro percorso per andare verso quella direzione, o che non sia il caso in quel momento di cambiare direzione e poi ritornare sui tuoi passi in un altro momento. Mi invito a provare. E ci vediamo lunedì prossimo, la prossima Pearl Act. Se vuoi ricevere video di questo tipo, iscriviti al canale di Mindful Act.